Ormai ci siamo, mancano due giorni all'atteso ritorno del mercato del contadino di Giarre. Da domenica, dopo la pausa estiva, tornerà l'appuntamento con i produttori agricoli in Piazza Immacolata. Ieri la nuova stagione è stata presentata in conferenza stampa nell'atrio del Palazzo di Città Giarrese. Abbiamo nel tempo consolidato un'esperienza che riteniamo sia anche di tipo sociale. Il mercato non serve soltanto a mettere in evidenza i prodotti della nostra terra, è un appuntamento domenicale che noi abbiamo in realtà messo nell'agenda dei giarresi. Questa è una cosa che ci fa molto piacere verificare. Quest'anno, dopo la pausa estiva, ripartiamo con grande entusiasmo, noi siamo ottimisti, abbiamo visto che questa è un'esperienza che ha dato dei frutti significativi e importanti nel tessuto sociale della nostra città e pensiamo che questa nuova stagione, così come la stiamo chiamando, possa essere ancora un momento di ritrovo, una sorta di agorà, soprattutto adesso che ci avviciniamo a Expo 2015, dove il tema fondante è quello dell'alimentazione. Proseguirà la proficua collaborazione con la SOAT, l'ufficio territoriale dell'assessorato regionale all'agricoltura e alle foreste, e con il carcere di Giarre. E sempre più spazio sarà dedicato alle degustazioni dei prodotti locali. Ma noi iniziamo, diciamo, metaforicamente e simbolicamente con una degustazione di granita di un maestro pasticcere che si chiama Giuseppe Bellia, che qui ringrazio. Perché la granita? Perché è il saluto alla stagione che va via, la facciamo e la proporremo ovviamente con i frutti che la stagione ci propone e poi continueremo alla solita maniera con le nostre degustazioni che hanno anche un valore e un potere didattico educativo. Prenderemo le vecchie ricette, le rielaboreremo. Quest'anno pensiamo di fare una cucina anche più elaborata.